Allora, adesso è facile dire sì, ma non è così, nel senso che una volta siamo rimasti in 10 a giocare tutto il secondo tempo contro un buon Venezia, un ottimo Venezia, era durissima. Sapevo che era durissima, abbiamo cercato di ricompattarci tra il primo e il secondo tempo, e quello che ha detto il presidente Lotito è vero, perché Mikai accusava dei giramenti di testa già durante il primo tempo, lo stavamo sostituendo, avevamo già dato mandato per fare la sostituzione, è venuto lui invece e ha detto proviamo a dargli, guarda, insomma a provare, dai ce la fai così, insomma ha avuto ragione lui. Questa, prego? Sembra corretto? No. Lei è un allenatore, sembra corretto che il presidente allora, si prende la responsabilità di un medico e lo fa giocare, e lei è l'allenatore, non si sente responsabile di questo, le chiedo. Allora, no, è una domanda pertinente questa. Io però dico i fatti come sono andati. Poi staremo a vedere se può essere un discorso o un altro. Lui, essendo, ha parlato con il giocatore e l'ha convinto ad andare in campo, e dopo è stato grande protagonista. Questa è la verità. Io non mi assumo nella responsabilità. Prego? C'era l'ok dei medici, ovviamente. Giusto, no? Nella sostituzione c'era l'ok dei medici. Poi però sono quelle cose borderline che, capito? Non è che uno rischia chissà che cosa. Però il giocatore voleva uscire, poi invece stimolato ha dato il suo contributo e ha portato la partita fino al 120esimo. Minala ha pianto, e chiaramente in queste partite la tensione a volte recita un ruolo importante. Poi insomma questi ragazzi non sono nemmeno abituati al VAR, magari, capito? Non so, io non ho visto, non so cosa, che tipo di fallo abbia commesso. È stata una gomitata che francamente... Infatti mi ha confermato, mi è stato confermato insomma che era giusta l'espulsione. Assolutamente niente, perché c'era da pensare a tutto il secondo tempo, e quindi c'era da cercare di dar fiducia a questi ragazzi, di ricompattare la squadra. Abbiamo cambiato modulo, siamo passati al 3-4-1-1, accentrando un po' più André Anderson. Poi dopo in un secondo tempo ho messo Orlando. E paradossalmente la nostra bravura è stata quella di rimanere in partita, di mantenere l'1-0, perché in quel momento non potevamo fare molto di più contro questo Venezia. E poi siamo stati bravi a rigori, ma quando si vince a rigori ci vuole anche fortuna. Prego. Vero. Ma è stata colpa della Salernitana che non riuscì ad esprimersi poi anche per l'espulsione, o questo Venezia per voi era sul serio troppo? No, Venezia ha fatto sicuramente un'ottima partita. Noi mercoledì passato a Salerno avevamo fatto un grande primo tempo, ma diciamo che dopo circa un mese dall'ultima partita di campionato fare un play out così cioè è allucinante per chi lo deve disputare. Quindi tutte e due le squadre hanno sofferto questo, perché i giocatori del Venezia sapevano di essere in vacanza, poi hanno dovuto riprendere gli scarpini e rimettersi a allenarsi. Noi abbiamo tenuto accesa la spina, però dopo un campionato difficilissimo in una piazza come Salerno, dove c'è sempre una grande pressione, non era facile. Quindi tutte e due abbiamo avuto degli scompensi da questa disputa dei play-out. Siamo stati bravi noi a spuntarla, e la fortuna recita anche un ruolo importante. Mister, il suo stato d'animo adesso è più sollevato o è più carico per questa clausola sul contratto che, salvo sorprese, dovrebbe consentirle di incominciare dall'estate, insomma? Ma mi sembra stato chiaro il Presidente. Non c'è una clausola, c'è un contratto già stabilito per l'anno prossimo. Chiaramente tutto era legato alla permanenza della Salernitana nel campionato di Serie B, ottenuta sul campo, non per altre vie. Quindi il contratto poi è stato esplicito il Presidente, quindi credo che non ci sia niente da... Non
da aggiungere. Un'operazione di stampo tattico, probabilmente un po' tardive le sostituzioni, quantomeno la terza, insomma, sapendo di avere il quarto cambio, c'è la Diorice che era davvero stremato. È chiaro che lei ha dovuto anche gestire quello spettro dei supplementari, però insomma, mia considerazione personale, probabilmente un po' tardiva la terza. Togliere Djuric con l'avversario che attaccava e che ha tirato diversi calci d'angolo, punizioni laterali. Djuric è un'arma importante anche nella fase difensiva, e quindi l'ho tenuto in campo per non abbassare la squadra e per cercare appunto di avere nei duelli aerei delle buone possibilità di portare almeno ai supplementari di questa partita, ecco. Ok, grazie a tutti, grazie. Posto.